Oggi un mio follower mi ha contattato e mi ha detto che dopo aver visto le mie recensioni di Veleno Dorè è rimasto talmente impressionato che appunto lo ha comprato ed è rimasto contentissimo. Ed io vi dico che sono ancora più contento di lui perché contribuire alla conoscenza, alla crescita olfattiva di tutti voi per me è qualcosa di estremamente meraviglioso. Quindi io mi gratifico ogni qualvolta ricevo questi messaggi. Solo che lui mi ha detto: Ivan è veramente buonissimo, soltanto che non lo sento molto da scia, cioè non ha una scia immensa. E io giustamente gli ho detto: certo che non ha una scia immensa, perché questo profumo è ispirato alla storia del re serpente, il quale si nasconde nella foresta oscura, nelle siepi, e quando passa la sua vittima la azzanna la morte e la trasforma in oro. Quindi la vittima resta ammaliata da questo profumo e si trasforma in oro. Così fa lui. Tu te lo spruzzi nella pelle, il partner non lo sente, ma quando si avvicina resta ammaliato e poi tu puoi colpire. Detto questo, cosa è questo profumo? Questo profumo è, ripeto, il profumo più sensuale e più sexy e più ammaliante e conturbante che esista al mondo. Abbiamo questa foglia di tabacco immersa nel rum, accompagnata dall'aromatico patchouli e dalla sensualissima ciliegia su un letto di vaniglia e di ambra che donano ancora più sensualità ed eleganza alla fragranza. Amico mio, tu hai comprato questo profumo, non ti serve per lasciare la scia, ti serve per lasciare il segno e credimi, meglio di lui non c'è nessuno. Ciao!